Buongiorno a tutti. Oggi siamo a pochi giorni dall'inizio del forum di KN e cogliamo l'occasione per fare un'anticipazione, quindi una chiacchierata molto interessante con una persona che parteciperà a questo evento. Quindi abbiamo veramente il piacere anche da parte mia di avere con noi Alex Carini, CEO di Humanitas Mater Domini. E allo stesso tempo con un ruolo molto importante sempre nel gruppo Humanitas come direttore Business Development Gruppo. Quindi Alex, grazie alla tua disponibilità e benvenuto. Ciao Paolo, è un piacere essere qui con voi. Allora, oggi ti volevo proporre più che un'intervista in maniera un po' più formale, un po' una chiacchierata su vari aspetti che secondo me possono essere di grande interesse nell'intersezione tra, settore che rappresenti e quello, prettamente assicurativo. Per iniziare, qualcosa che vedo che interessa sempre molto è avere anche un po' un background, il percorso professionale del manager col quale stiamo sostanzialmente chiacchierando. Anche non lo nego perché recentemente abbiamo avuto uno spostamento che non è passato inosservato nel nostro settore, un tuo recente collega, dal gruppo Generali, è venuto, ha fatto un passo importante quindi nel vostro gruppo. Quindi anche il background del percorso che ti ha portato a questa importante posizione, se ce lo puoi un attimo raccontare. Certo, ma il mio, come quello di Stefano, credo è un percorso atipico per l'ingresso in sanità, perché non sono né un medico né un infermiere, io sono un ingegnere gestionale e dopo l'università sono entrato in McKinsey, la società di consulenza strategica, ci sono stato per circa 6 anni, occupandomi di diverse industrie, tra cui le banche, le telecomunicazioni, le assicurazioni e qualche piccolo progetto in sanità. Poi, dopo una parentesi in Asia, dove ho avuto il mio MBA, sono capitato in Humanitas e quindi in sanità, ma devo essere onesto, un po' per caso. Però, in maniera altrettanto onesta, oggi credo che sarebbe per me veramente difficile, abbandonare il mondo della sanità, perché per diversi motivi, ma, quello principale è che magari facendo le cose sbagliate e a volte delle decisioni giuste, comunque cercando di fare al meglio il mio lavoro, di sicuro il prodotto finale è quello di aiutare le persone e questo devo dire che quando vado a dormire mi gratifica. Oh, molto bello, direi una bellissima introduzione. E, ci raccontavi che sei entrato appunto nel pianeta Humanitas, che ha varie strutture, ospedaliere, e quindi questo tuo doppio ruolo, se ci puoi dire qualcosa, sia della realtà che gestisci direttamente, quindi Mater Domini, per chi non la conoscesse, e poi anche qual è il mandato che hai a livello di gruppo, perché questo probabilmente è qualcosa che ci collega al mondo assicurativo in maniera abbastanza diretta. Sì, allora vi descrivo prima il primo ruolo, quello di amministratore delegato di Humanitas Mater Domini, anche perché immagino che poi la restante parte della discussione sia più sul secondo, quindi quello di Business Development. Oggi sono il CEO di Humanitas Mater Domini, che è direi un importante ospedale a nord di Milano, tra Milano e Varese. È un ospedale che si occupa sia di servizio pubblico che privato, per darti un'idea, col suo pronto soccorso cura ogni anno più di 30.000 pazienti e ha un focus, direi, soprattutto cardiologico e ortopedico. La cosa di cui sono davvero entusiasta di Humanitas Mater Domini, che pur essendo una realtà a Castellanza, quindi non in Milano, non in una grande città, è stato considerato quest'anno da Agenas il quarto miglior ospedale in Italia per la qualità delle cure erogate. Invece il secondo ruolo, di cui credo parleremo dopo, è di direttore dello sviluppo per il gruppo e quindi mi occupo soprattutto di rapporti con fondi e assicurazioni che stanno diventando sempre di più un pilastro, quello che viene chiamato il terzo pilastro importante per la cura delle persone. Grazie, grazie. Sicuramente, avvicinandosi al tema assicurativo, parliamo di collaborazioni, sinergie importantissime, ma neanche,
gestibili in maniera scontata, perché comunque sono strutture che hanno intrinsecamente dei modelli diversi, per cui c'è da raggiungere ovviamente un equilibrio. Volevo iniziare già una chiacchierata proprio specifica lato, diciamo, una di quelle che è l'ambito, diciamo, per eccellenza del mondo assicurativo, che è gestire i rischi ma anche prevenirli. Terreno non nuovissimo, però diciamo sul quale si muove un po' di più adesso, in anni recenti. Come vi muovete voi, diciamo, per quello che riguarda il pianeta prevenzione, e eventualmente cosa vedi si possa fare sempre di più, diciamo, su questo terreno con le compagnie, al di là, diciamo, delle convenzioni, della grossa struttura che, diciamo, tiene in piedi questo tipo di collaborazione? Grazie Paolo, questa domanda mi piace molto perché mi permette di dire quella che è un po' l'evoluzione del pensiero che stiamo facendo in Humanitas. Prima Humanitas era nota e conosciuta per essere un ospedale, soprattutto un ospedale, quello di Lozzano, che è molto noto, che è anche un IRCS, quindi si occupa di ricerca, e per essere lì nel momento del bisogno, della cura, quindi ad esempio col pronto soccorso o nel caso di un intervento chirurgico. L'evoluzione che vogliamo fare, l'ambizione che abbiamo, è quella di diventare dei veri e propri partner di salute dei cittadini, non dei pazienti, dei cittadini, aiutandoli proprio a rimanere in salute e quindi paradossalmente ad aver meno bisogno di noi. E questo come lo facciamo? L'abbiamo fatto andando a creare proprio una rete di poliambulatori fuori dagli ospedali che si avvicinano a dove vivono le persone. Per esempio sono nei centri commerciali, sono di fronte alle metropolitane, sono nelle piazze. E in questi luoghi dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce noi cerchiamo di aiutare le persone a rimanere in salute, e la cosa secondo me importante è che lo facciamo con la tecnologia e le competenze dell'ospedale. Senza entrare troppo nello specifico, i macchinari che sono lì sono tutti macchinari ad alto campo, gli stessi dell'ospedale, e anche i professionisti che si trovano lì in larga parte sono professionisti che lavorano in ospedale, garantendo quindi l'elevata qualità clinica. Spero poi di poterne parlare, è una nostra, pallino quello della qualità clinica, e la continuità di cura qualora la prevenzione dovesse poi sfociare in qualche, speriamo piccolo, intervento o cura in ospedale. Però questo è un passo, diciamo, difficile, ma quasi semplice rispetto al secondo passo. Secondo noi il vero passo per diventare partner di salute per le persone è aiutare a coinvolgere le persone nell'interesse verso la prevenzione, perché tutto parte da uno stile di vita sano. E questo lo facciamo sia sì con i medical care, ma con degli eventi che noi facciamo addirittura dove usciamo dai poliambulatori e entriamo nelle piazze. Mi viene in mente la Lucan Run, che è stata una corsa che è avvenuta credo una decina di giorni fa qui a Castellanza, in cui insieme all'Università Luke abbiamo promosso una corsa, perché alla fine uno stile di vita sano è la principale azione di prevenzione che si possa avere. Quindi la nostra ambizione è avvicinarci ai cittadini con diagnosi, ma anche fare un'azione culturale per quanto possiamo. Mi viene in mente il fatto, ad esempio, che facciamo anche corsi di primo soccorso nelle scuole per aiutare il cittadino a avere in mente la cultura della prevenzione. Tu pensi che siano, diciamo, concretamente fattibili questi tipi di interventi assolutamente ottimi? Cioè, a braccetto con le compagnie, avremo all'evento IKN anche delle banche, Banca Assicurazione ha fatto degli eventi che saranno raccontati territoriali, per banche di medio piccole dimensioni, dove, diciamo, si è ragionato, hanno portato delle competenze, diciamo, anche in ambito salute per sensibilizzare, diciamo, la popolazione a livello locale, no? Che poi alla fine è sempre un po' quello, diciamo, è un qualcosa, visto che voi avete una competenza che chiaramente la compagnia non può disporre, quando si parla di salute, diciamo, il vostro sicuramente uno degli asset più forti che avete. Vi è richiesta questa competenza al di là delle vostre, diciamo, strutture che erogano poi i servizi nei vari accordi, diciamo, o tendenzialmente è un qualcosa ancora da sviluppare, diciamo? C'è chi bussa alla tua porta, sono Alex, sono una compagnia, voi che ne sapete, facciamo un lavoro territorialmente assieme piuttosto che di altra natura? Allora, secondo me qualcosa inizia a esserci, sicuramente si può ulteriormente sviluppare un rapporto di partnership con le assicurazioni. Devo dirti che oggi
quasi vengono più spesso a bussare le aziende, quindi non le assicurazioni, ma le aziende che chiedono di organizzare eventi di prevenzione per i loro dipendenti, perché le aziende sempre di più si stanno accorgendo che fare prevenzione e dare servizi alla loro, ai loro dipendenti permette di trattenere i migliori. E quindi devo dirti che spesso le aziende vengono a chiederci interventi di prevenzione, per esempio sulla salute femminile, ma anche molto sul molto crescente l'interesse al mental health. E questo spesso viene fatto anche con seminari tipo questo online, in cui vengono discussi le principali criticità e i principali spunti di, diciamo, di miglioramento riguardo al, al problema del mental health. Con le assicurazioni iniziano ad esserci dei dialoghi, però io credo che ci sia ancora molto spazio per passare da una logica attualmente un po' di cliente-fornitore a, a maggiormente una logica di partnership. Quindi con alcuni di loro abbiamo costruito, stiamo costruendo dei percorsi, però sicuramente, Paolo, credo che la strada sia solo all'inizio per il benessere dei cittadini, ma anche io credo, e dopo spero di poterlo esplodere come argomento, per la sostenibilità delle assicurazioni, lavorare di più in partnership con gli erogatori. Ecco, su questo sicuramente un tema fondamentale. Diciamo, noi abbiamo da un lato il mondo assicurativo che già, adesso se guardiamo, tecnicamente lo chiamiamo il ramo malattia, comunque le polizze malattia che sono, stanno crescendo negli ultimi anni come, come cifra d'affari, e questa raccolta è molto concentrata in, in pochi player. Adesso non ricordo l'esatto numero, ma le prime sei compagnie faranno più del 70% della raccolta complessiva. Quindi il mercato, e voi dialogate con spesso grossi, grossi player che si attrezzano per gestire volumi importanti, quindi un business, diciamo, tarato sul volume, anche un beneficio come strutturazione del business legato al volume. Come, diciamo, riesce a incrociarsi poi con voi, in realtà, di eccellenza di fatto, non come etichetta, diciamo, che si tende a dare un po' facilmente, però, e anche quello che accennavi prima, molto importante, la vostra qualità clinica che ricercate come gruppo da sempre, no? Come si riesce a incrociare, da un lato, un soggetto che ha un modello legato ai volumi, che va a interloquire con soggetti come il vostro, che, diciamo, sì, i volumi ci sono, però sicuramente la qualità clinica resta uno degli elementi, o se non l'elemento più importante per voi. Allora, oggi questo fa fatica a incrociarsi, tant'è che il rapporto con le assicurazioni lo definirei complesso. Complesso perché da un lato hanno un ruolo, io credo, importantissimo, perché sebbene oggi in Italia sia ancora bassa la percentuale di spesa privata intermediata, io credo che in un sistema come quello attuale, in cui purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale è quantomeno sottodimensionato, sia un contributo, sebbene ancora piccolo, il fatto che, sebbene solo una parte della popolazione, però una parte di questa possa godere di cure aggiuntive, perché sono in aggiunta con il Servizio Sanitario Nazionale, con una copertura di rischio economico garantita dall'assicurazione. Quindi il rapporto è complesso, ma sicuramente le assicurazioni, a mio parere, creano valore nel sistema salute attuale. Perché è complesso? Perché oggi le assicurazioni hanno molto una mentalità di volume, e a mio parere potrebbero evolvere verso una mentalità di qualità, perché innanzitutto per il beneficio del paziente, questo è ovvio, ma perché io credo le due cose si possono sposare, cioè qualità ed efficienza economica. Oggi non sempre, ma alcune assicurazioni negoziano il prezzo delle singole prestazioni, pensando così di ottenere efficienza economica. A mio parere, e non penso di avere la ricetta in mano, mi piacerebbe avere un dialogo, questo non crea efficienza economica. Ti faccio un caso pratico: diciamo che tu sei un assicuratore e negozi al minor prezzo possibile il rimborso di una risonanza o di un'ecografia. Tu pensi di aver risparmiato denaro, ma se canalizzi, è una brutta parola, però questa viene usata dalle assicurazioni di tanto, il paziente verso una struttura che ti fa pagare di meno quella risonanza o quell'ecografia, è probabile, non dico sicuro, è probabile che lo strumento sia meno buono, magari a basso campo invece che all'alto campo, quindi che vede meno quello che è l'indagine che deve fare, o magari anche con medici con minor competenze. E questo porta al fatto che molto probabilmente il paziente, invece che fare una
diagnosi, dovrà fare N prestazioni prima di arrivare alla diagnosi. Questo comporta un gravissimo danno per il paziente che arriva più tardi alla diagnosi, ma anche paradossalmente un danno economico per l'assicurazione che invece che pagare una prestazione paga N. Ti faccio un altro esempio pratico, cercando di renderlo più semplice possibile, ma più numerico possibile per chi ci ascolta. Oppure tu come assicuratore potresti negoziare al minor prezzo il costo dell'orario della sala operatoria, pensando in questo modo di aver ridotto un costo. Ma se il paziente va in una struttura con un costo inferiore di sala operatoria, è probabile, non sicuro, che in quella sala vengano fatti meno controlli, per esempio sulla sterilità e sulla pulizia, e questo potrebbe portare a una maggior probabilità di infezione. Maggiore infezione vuol dire maggior degenza, quindi maggior costo e maggior utilizzo di farmaci e materiali come antibiotici. Quindi ancora una volta, oltre a non aver fatto il meglio per il paziente, quell'assicuratore in realtà pagherà di più. Detto in maniera ancora più sintetica, oggi negoziando il prezzo è come se l'assicuratore negoziasse il valore della singola prestazione, ma non la quantità di quelle prestazioni, e quindi non governa né il costo complessivo né la qualità e il servizio dato al paziente. A mio parere, ed è tutto da costruire, non dico che sia facile, si può costruire una partnership tra erogatori di qualità e assicurazioni di qualità, che hanno l'interesse entrambi verso il paziente per noi, cliente per l'assicurazione, verso una maggior cura orientata alla qualità, dove, come dicevi prima, non si parla di qualità come, diciamo, come mera parola enunciata. Quando noi in Humanitas parliamo di qualità, parliamo di indicatori numerici valutati da Agenas, che è un'agenzia nazionale pubblica, che sono ancora una volta molto semplici e capibili anche per non esperti del settore. Il tasso di mortalità è un dato di qualità, il tasso dei reinterventi è un dato di qualità. Ti faccio un esempio: nessuno vuole avere un intervento all'anca, chi ha un problema vuole tornare a camminare, magari a correre. Questo lo si misura con la qualità. E su questo sei muto, Paolo. Perdona, grazie. Su questa qualità, quindi vedi anche una possibile estensione a una logica di PDTA, comunque no, oltre alla prestazione secca, anche ragionare su un percorso di cura, quindi assolutamente, secondo me passa per il percorso di cura e per l'esito dell'intero percorso. Una cosa che io ho imparato nella mia esperienza di sanità è che valutare il singolo costo o la singola prestazione è sbagliato, bisogna vedere il percorso complessivo. Gli extra costi, ovviamente lo svantaggio per chi è curato e gli eventuali extra costi magari si ribaltano nei passaggi successivi o alla diagnostica piuttosto che un intervento. Certo. O una diagnosi, che è un elemento ovviamente di grande sensibilità per la compagnia, perché la diagnosi è lo snodo sul quale poi deriva, diciamo, tutto il proseguo degli interventi sul paziente. Senti, molto interessante questo aspetto, e sempre, diciamo, in maniera un po' più specifica, nell'interlocuzione con la compagnia e quello che si può portare, diciamo, sul mercato, ci sono un momento che è storico, molto presente nell'offerta delle compagnie, che sono i check-up. Questi check-up, diciamo, sono delle fotografie annuali o biennali dove si ha l'occasione di entrare veramente nel merito in maniera profonda di tanti aspetti. Una riflessione mia, che sarebbe interessante poter avere anche tra un check-up e l'altro una forma di monitoraggio di entità magari più lieve per garantire anche qui continuità. Io posso fare un check-up dopo 3 mesi, la pressione mi sale, ma devo aspettare 2 anni per capirlo, diciamo, è un po' tardi, quindi questo secondo me potrebbe essere un ambito di sviluppo. E il lato check-up, che comunque lo fate voi per conto delle imprese assicuratrici, vedi che ci possono essere evoluzioni, diciamo, con questo tipo di approccio? Allora, il check-up è veramente molto richiesto, cioè sta avendo sempre più richiesta da parte sia delle assicurazioni, ma anche dei normali cittadini che decidono di farsi un check-up. Condivido con te che diciamo, monitorarsi crea sempre utile, però una possibile evoluzione anche grazie alla telemedicina è quella di tenersi monitorati nel tempo e non fare soltanto un check-up complessivo una volta ogni 2 anni. Quindi sì, condivido che un'evoluzione possibile, magari grazie alla tecnologia, è quella di un monitoraggio costante, andando poi ad investigare solo le persone che hanno uno scostamento da parametri normali,
piuttosto che andare a fare un check-up approfondito a tutti, sempre di più andando quindi a ottimizzare le risorse, perché siamo comunque in un mondo di risorse scarse in cui è importante andare a curare e monitorare le persone a cui questo serve e quando ne hanno bisogno, non un numero di persone casualmente ogni X anni. Alex, provando a estendere questo concetto, cioè una delle grandi vantaggi veramente entusiasmante del lato assicurativo che diciamo vanno a interloquire e dare servizi di salute a una platea di cittadini veramente estesissima. Abbiamo alcuni gruppi con più di 10 milioni, cioè cifre impressionanti, soggetti ai quali offrono dei servizi legati alla salute. Poi, sono anche numeri non sempre così grandi, ma comunque il meccanismo è quello. Parlando di prevenzione, ci sono diciamo, dei servizi che arrivano sul mercato e diciamo, uno è pubblico, è quello non è mercato, però per la prevenzione del tumore colorettale piuttosto tumore alla mammella ci sono degli screening che funzionano oggettivamente bene sulla base geografica, ma sono molto efficaci, però si sta parlando solo di alcune macchie, no? Alcune piccole isole di screening. Questa prevenzione secondaria, diciamo, potrebbe essere un altro dei terreni, te lo chiedo, diciamo, se a tuo avviso può essere così, di coordinamento e sinergia tra una realtà come la vostra e strutture assicurative che potrebbero lavorare in quest'ottica, tenendo conto che circa l'80% delle coperture salute sono in ambito collettivo, quindi a grandi aziende o enti, dove si può partire con una logica, diciamo, a pioggia, con basso costo di screening e poi andare eventualmente su diagnostica più specifica. È un terreno che vedi, diciamo, possa essere un punto di incontro proficuo, diciamo, tra competenza e una capacità di raggiungere tantissimi cittadini. Sì, questo lo vedo e devo dirti che già in larga parte succede, perché le assicurazioni sono abbastanza attive nei loro programmi di prevenzione. Secondo me io vedrei due possibili evoluzioni per migliorare ulteriormente. Innanzitutto, ogni tanto sono duplicativi rispetto a ciò che fa il Servizio Sanitario Nazionale, invece secondo me dovrebbero essere complementari, perché i programmi di screening del Servizio Sanitario Nazionale, ad esempio, funzionano molto bene. E inoltre dovremmo un po' di più mettere a fattor comune le informazioni di ciò che avviene in SSN, di ciò che avviene in privato. E la seconda possibile evoluzione è che oggi noi siamo erogatori di iniziative di prevenzione, però quando sono iniziative delle assicurazioni spesso sono loro a definire il protocollo. Credo che sarebbe utile collaborare nella definizione di protocolli, perché verrebbero, a mio parere, dei protocolli più sensati se fatti in collaborazione tra la competenza attuariale delle assicurazioni e la competenza clinica degli erogatori. Perfetto, dai. Devo dire che abbiamo lanciato una serie di spunti di collaborazione che, diciamo, confido che quando ci vedremo tutti assieme in presenza l'8 maggio possiamo, diciamo, far crescere. Sì, secondo me collaborazione è la parola che deve essere la chiave, perché in un momento di risorse scarse come questo in Italia la collaborazione permette di liberare risorse. Perfetto. Senti, Alex, io ti ringrazio molto per questa tua disponibilità, è stato molto interessante avere l'occasione di entrare un po' più nello specifico su questi temi. E grazie ancora e quindi ci vediamo molto male. Tra pochi giorni. Ciao Paolo, grazie. Ciao a tutti. Grazie a te.